alcune delle immagini dell'ospite di quest'oggi qui da Valori Sport, vale a dire della MotoGP Franco Morbidelli. Tutto questo grazie a Dainese. Qui al mio fianco c'è Cristiano Volpato per Dainese. Franco Morbidelli, ovviamente, lui è attrezzato, è il testimone, è attrezzato per la pista. Parliamo però dell'utente stradale di Air, dove Dainese è molto forte indubbiamente. Morbidelli parte dalla pista per poi arrivare agli utenti che vanno in strada e che corrono dei pericoli ben maggiori a volte. Dainese si preoccupa di proteggere il motociclista nei momenti di scontro, di shock, e con il prodotto di Air siamo in presentazione per il mondo strada. Quindi non solo pista. La protezione è diversa rispetto alla pista perché gli scontri crash sono diversi. Fondamentalmente protegge la parte frontale perché l'80% degli impatti danneggiano la parte vitale e la parte frontale. Quindi il sacco è diverso rispetto alla pista e il meccanismo invece è lo stesso di azionamento, cioè elettronico. 7 sensori sono presenti nella gobba del prodotto, monitorano circa 1000 volte al secondo la posizione, c'è un accelerometro, c'è un giroscopio, ci sono i GPS, la combinazione di questi valori continuamente monitorati, se trovano qualcosa che non funziona o di anomalo, danno l'impulso al gas freddo di gonfiare il sacco. Quindi è una protezione estremamente tecnologica che però è a disposizione dell'utenza normale. Fra poche settimane sarà in distribuzione anche il gilet Dainese Airbag, è una novità assoluta perché si può posizionare sia sopra che sotto alla giacca, okay? Si può anche piegare, rimettere nel bauletto o nello zainetto quando uno arriva a destinazione, sarà estremamente leggero a livello di peso e avrà la stessa tecnologia della pista oppure della strada, ma riportata. Se uno ha più moto può usare il gilet in più posizioni, se è estate inverno può metterlo sopra o sotto in base alla stagione. Quindi la versatilità, facilità d'uso, e sembra che ci sia anche un prezzo molto competitivo per questo articolo qua. Non è un prodotto d'elite, dovrebbe essere un prodotto per tutti. A tutti, e questo ovviamente dettato alla sicurezza. Io ti ringrazio Cristian, grazie di questa spiegazione, ovviamente sicurezza sempre quando si va in strada, di Air in modo particolare, tutte le protezioni sempre e comunque. Adesso andiamo a sentire ovviamente l'ospite di quest'oggi e quindi andiamo e ci affidiamo alle parole di Franco Morbidelli. Ospite di quest'oggi, già preannunciato qui da Valori Sport, Franco Morbidelli, grande gara indubbiamente, arriva da un periodo importante per quello che riguarda la MotoGP. Quest'anno, Franco, siamo partiti con il piede giusto? Sì, siamo partiti decisamente con il piede giusto, siamo veloci, siamo costanti, siamo stati rapidi in molte piste, mi sto divertendo e bisogna solo continuare così. Il passaggio Honda Yamaha ha fatto decisamente bene. Sì. Quest'anno abbiamo un trattamento decisamente migliore rispetto all'anno scorso perché il team era in condizioni difficili purtroppo, ma comunque ci siamo tolti delle soddisfazioni anche l'anno scorso. E quest'anno è tutta un'altra cosa perché il team ha altre ambizioni. E posso dire solo che sono molto, molto felice di stare in questo team, di stare con Yamaha, e dobbiamo andare avanti così. Anche perché velocemente stai arrivando a prendere i grandi, per così dire, a guadagnare posizione su posizione. Per te sono decimi, ovviamente, che per noi che guardiamo vale la classifica. Sì, ci stiamo arrampicando piano piano. Dobbiamo lavorare bene ogni gara, cercare di mantenere questo ambiente, questa situazione un po' magica che abbiamo, e lavorare al massimo e trarre il massimo da ogni situazione. Fra pochi giorni arriva Le Mans, quindi un altro impegno, siamo solo all'inizio di questa MotoGP, è una pista bella per voi, per te?
Sicuramente sì, è una pista dove Yamaha è sempre andata forte, quindi questa cosa mi dà fiducia. Non vedo l'ora di scendere in pista, perché non vedo l'ora di vedere come si comporterà la moto lì e non vedo l'ora di rimettermi alla prova e di migliorare le cose nelle quali non sono stato eccezionale, diciamo, nelle gare scorse. Noi ti ringraziamo, ovviamente in bocca al lupo Franco per questo inizio stagione veramente bello, interessante. Progressivamente stai agguantando i primi, ci contiamo molto ovviamente perché sei giovanissimo, sei pronto a far sventolare il tricolore ancora sul podio. Speriamo, guarda, mi piacerebbe molto, sarebbe una grande emozione tornare sul podio e soprattutto andare a podio in MotoGP. Nella MotoGP, ok, grazie, in bocca al lupo, complimenti ancora. Buona continuazione, grazie. Grazie Franco. Vediamo questo appuntamento qui da Valeri Sport, grandi ospiti come di consueto, qui al mio fianco ritorna per chiudere questa meravigliosa giornata, non meteorologicamente ma sotto l'aspetto sportivo, ovviamente bellissimo ancora una volta. Grazie Francesco. Allora, continuiamo ad avere sempre tantissimi ospiti, nel frattempo hai aggiunto qualcosa di nuovo. Beh sì, intanto oggi ringraziamo la Dainese che ci ha portato un altro bel pilota italiano, e brasiliano italiano, e Franco Morbidelli, che è stato gentilissimo e simpaticissimo. E sì, la novità è stata l'apertura che abbiamo fatto del nuovo store, che ci dà già grandi soddisfazioni, che diciamo ci siamo ampliati con questo punto dedicato al mondo custom cafe racer, e lì per chi diciamo è in giro in moto offriamo un punto bar, quindi lì c'è il Valeri Motor Coffee, che è un nuovo punto di ritrovo qui della zona. Adesso sei diviso tu e tua mamma ovviamente tra Valeri Sport e Valeri 84, si fa la spalla di qua di là. Sì, tutti e due ci dividiamo un po' giusto per i primi mesi. Qualche campioncino ancora prima della pausa estiva ce l'abbiamo? Sì, a giugno abbiamo Petrucci, che è una domenica pomeriggio, adesso uscirà l'evento su Facebook a breve con la data esatta. Ok, grazie ancora Francesco, grazie a Valesca. Valeri Sport, Valeri 84, due punti, non potete mancare.